finché appunto si veda la disabilità, ma la diversità in genere come unicità e come una delle sfaccettature della vita umana. Faccio attivismo in realtà ogni giorno, sia con il mio lavoro, la mia professione mi importa a stimolare i ragazzi sui temi ambientali e sui temi sociali in virtù del rispetto dei diritti umani. Come consigliera comunale ho fatto ratificare il secondo manifesto sui diritti delle ragazze e delle donne con disabilità nell'Unione Europea. L'inclusione si insegna semplicemente vivendo, spiegando che la disabilità è soltanto una delle tante sfaccettature dell'essere umano. Aiutano per le iniziative, per esempio in tema di giornata delle persone con disabilità, e anche vari progetti inclusivi nelle materie ovviamente che sono più portata a farlo, per dare modo a ognuno di esprimere la propria unicità affinché appunto si veda la disabilità, ma la diversità in genere come unicità e come una delle sfaccettature della vita umana. A livello politico, parlare di disabilità vuol dire sensibilizzare il pubblico e gli ambienti istituzionali a una maggiore inclusione, per esempio incentivare l'adozione del PEBA, il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, proponendo sopralluoghi che coinvolgano anche persone con disabilità all'interno della propria città, del proprio comune, e proponendo la ratificazione e l'adesione a manifesti, a proposte inerenti alla disabilità. Il passo da fare per coinvolgere le persone con disabilità è appunto cercare un dialogo, proporre a loro di collaborare insieme per fare azioni concrete verso un'inclusione su più livelli, a livello lavorativo, a livello sociale, a livello di mobilità, per sensibilizzare per esempio una mobilità più inclusiva. Ma tutto deve partire da un dialogo con le persone con disabilità che conoscono certe tematiche e persone con diversa disabilità, perché ovviamente i punti da trattare sono veramente veramente tante. Non si può soltanto tenere conto di un solo tipo di disabilità, ma si devono coinvolgere, collaborare e si deve dialogare con più persone per capire tutti i punti di vista.